Tiziano Pesce, vicepresidente nazionale della WISP. Siamo a San Miniato Basso per un appuntamento annuale importante per la Toscana, seminario annuale di formazione per dirigenti WISP. Allora Pesce, come sta andando questa giornata e di cosa si sta parlando? Sì, un appuntamento molto importante. Io ho avuto il piacere di partecipare anche negli anni precedenti in qualità di responsabile del tesseramento, quest'anno come vicepresidente nazionale. Un incontro molto importante in un momento dell'anno che rappresenta la fine della stagione, di fatto la vigilia, proprio sì, può dire così, dell'inizio della nuova stagione, quindi l'inizio di tutte le nostre attività sportive e soprattutto anche l'inizio di tutte le importanti attività di tesseramento, quindi affiliazione delle associazioni e delle società sportive, tesseramento dei nostri dirigenti e praticanti. E quindi un momento importante, un momento di formazione in formazione, lo definirei così, organizzato dal Comitato regionale della Toscana con la collaborazione di WISP nazionale, che ha fatto e sta facendo appunto il punto su tematiche di stretta attualità per l'associazione, quindi WISP tra ente di promozione sportiva e associazioni di promozione sociale, il tema ovviamente che stiamo vivendo della riforma del terzo settore e poi un focus molto importante su tutto quello che è tesseramento, coperture assicurative, rapporto con le società sportive. La WISP a livello nazionale e regionale si è recentemente rinnovata in tutti i suoi quadri, diciamo, e si era posta come obiettivo quello, tra gli altri, anche di una presenza più capillare sul territorio. Come sta andando questa idea, a che punto è il lavoro della WISP? Proprio così, grazie di questa domanda che mi dà l'opportunità di sottolineare appunto che siamo proprio all'indomani della partenza della nostra riforma, quindi dopo il nostro congresso elettivo quadriennale, dopo ovviamente l'adozione del nuovo statuto e quindi anche il consiglio direttivo ultimo che ha approvato, diciamo, il sistema di governance nazionale. Una riforma organizzativa dei comitati, delle nostre ex leghe aree di coordinamento, delle nostre nuove strutture di attività, ma come abbiamo detto più volte, una riforma che va accompagnata sul territorio, quindi appuntamenti, torno ad oggi, come quello di oggi, proprio danno la possibilità all'associazione, che si declina nei vari livelli, quindi dal nazionale al territoriale, di accompagnare proprio il territorio, i dirigenti soprattutto dei nostri comitati, i dirigenti delle associazioni che possono veramente, al di là di ogni slogan, è proprio la pura realtà, sono il tessuto connettivo, il DNA della nostra associazione. E visto che siamo in Toscana, il vicepresidente nazionale della WISP, è obbligatorio chiedere come sta andando la Toscana, come procede il lavoro in questa regione? Beh, la Toscana ovviamente è da sempre, non solo nei numeri, nella qualità delle proposte associative, una regione ovviamente di riferimento. Una grande regione che proprio nel tema della riforma si è messa a disposizione dell'intero tessuto associativo. Ovviamente grandi particolarità, grandi competenze, specificità, ma ovviamente proprio nell'ottica di un'associazione unica e nazionale. Quindi il momento, come dire, per me è davvero importante per fare gli auguri di buon lavoro a tutti i dirigenti, a partire dai presidenti dei comitati territoriali, il presidente del comitato regionale, tutto lo staff organizzativo dell'associazione. Ovviamente mi devo ripetere, un grosso in bocca al lupo alle nostre decine e decine di migliaia di tesserati che arrivano in questa regione a superare i 200.000 tesserati ogni anno, quindi veramente un grande risultato, una grande per noi responsabilità a fare sempre di più, quantomeno a cercare di fare sempre di più e sempre meglio.